Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vi parlo di un libro che ho finito di leggere da poco e che quando ve l'ho mostrato su Instagram vi è piaciuto moltissimo. Mi avete scritto in tanti, mi avete fatto delle domande e quindi sono qui per condividere le risposte con tutti e magari, insomma, se avrete voglia lo leggerete anche voi. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo video riceverete una notifica, e di seguirmi ovviamente se non lo fate già su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Il libro in questione è Metodo Mindfulness, 56 giorni alla felicità di Mark Williams e Danny Penman. Questo è il libro che appunto vi ho mostrato su Instagram e vi è piaciuto molto. Perché? Perché si parla di meditazione e in questa quarantena evidentemente molti di voi hanno avuto voglia di imparare a meditare e questa potrebbe essere appunto l'occasione giusta. Ho diviso questo video per argomenti perché non voglio fare un video che sia troppo lungo, cercando di rispondere alle principali curiosità che mi avete, insomma, richiesto su Instagram. Ovviamente se avete altre domande potete lasciarle sotto e vi risponderò. Prima di tutto, perché ho deciso di imparare a meditare con questo libro? Allora, io in realtà sono molto interessata alla meditazione, volevo imparare a meditare già da tempo e ho scaricato un'applicazione sul cellulare che si chiama Insight Timer. Vi lascio il nome o il logo, insomma, o entrambi qui da qualche parte. E devo dire che è veramente una bellissima applicazione, gratuita e contiene tantissime meditazioni. Mi sono però resa conto che mi mancavano le basi per seguire quelle meditazioni, che sono per lo più meditazioni guidate. Per questo ho deciso di acquistare questo libro. Non ricordo dove l'ho visto, però quando l'ho visto ho capito che era quello perfetto per me. Perché? Perché questo è un corso che si sviluppa per 8 settimane, quindi è un corso un po' più approfondito, un po' più lungo, che mi permetteva di porre le basi della meditazione in modo poi da poter eventualmente ascoltare anche quelle dell'applicazione senza che però, insomma, risultassero un po' inutili, mancandomi per l'appunto le basi. Questa è la meditazione mindfulness. Sicuramente esistono moltissimi tipi di meditazione. Io mi sono incentrata su questo, che è la meditazione rivolta al sentirsi più presenti nel qui e ora, cosa che a me riesce difficilmente perché sono sempre o a ripensare al passato o proiettata verso il futuro, quindi avevo bisogno di qualcosa che mi centrasse sul momento presente. Ecco perché ho scelto questo libro. Parliamo adesso della struttura di questo libro. Il libro è ovviamente, a parte di un paio, due o tre capitoli introduttivi, è diviso in 8 capitoli principali. Ogni capitolo riguarda una settimana. Ogni capitolo è poi organizzato con una parte teorica che ci spiega qual è l'obiettivo della settimana, una parte invece che riguarda delle azioni pratiche da svolgere durante la settimana, principalmente disabituatori, quindi cercare di fare delle azioni che ci vengono suggerite dal libro che in qualche maniera ci distolgano, ci facciano smettere di usare il nostro pilota automatico e ci facciano porre l'attenzione e sentire presenti anche nelle azioni più semplici e più quotidiane che facciamo ogni giorno. E ovviamente c'è una meditazione di riferimento per ogni settimana da svolgere dal lunedì al sabato. Come mi organizzavo io? Io praticamente leggevo il capitolo tra il sabato sera e la domenica, in modo da avere una panoramica di quello che mi sarebbe aspettato durante la settimana. Poi dal lunedì al sabato svolgevo sia queste azioni, questi disabituatori come vengono definiti qui, sia le meditazioni che vengono consigliate. Le meditazioni sono scaricabili da un link che è presente all'interno del libro, legato al sito della Mondadori, quindi sono delle tracce che potete scaricare tranquillamente sul cellulare. Ascoltando quelle si svolgono le varie meditazioni, quindi c'è una voce guida che vi fa capire come comportarvi, ecco, durante queste meditazioni. Le meditazioni sono veramente varie e ovviamente hanno un senso logico, nel senso che alla fine del percorso vi rendete conto del motivo per cui una tale meditazione è stata messa durante una settimana e un'altra meditazione magari nelle settimane successive. Fatto sta comunque che viene indicato quante volte farle e, andando avanti nel percorso, a volte vengono unite due tracce, quindi due meditazioni da fare una di seguito all'altra.
Passiamo adesso alla mia valutazione. Ha funzionato per me? Com'è stata la mia esperienza? La mia esperienza è stata completamente positiva. Perché? Perché semplicemente mi sono resa conto che il percorso è stato pensato in modo che la mente si abituasse a comportarsi nella maniera giusta durante le meditazioni. Quindi c'è la spiegazione di come funziona quando la mente divaga, perché è normale per tutti che la mente automaticamente vada a pensare alle cose della giornata, agli impegni, ai problemi, eccetera. Quindi come comportarsi in quei casi, e man mano che la mente si allenava a riportare la concentrazione sul momento presente, venivano poi aggiunte altre meditazioni che mi facevano imparare a gestire i pensieri, a rendermi conto dei suoni che sono intorno, a essere consapevole del mio corpo, insomma delle meditazioni che mi hanno veramente fatto sviluppare una nuova capacità. L'unico neo è il fatto che io mi rilasso moltissimo meditando, quindi quando sono arrivata ad una settimana in cui c'erano due o tre meditazioni di seguito, quindi era una meditazione un po' più lunga, mi addormentavo, nel senso che anche se sono in posizione eretta, quindi sono a sedere con la schiena dritta, sento che la mente comincia a divagare, ma proprio nel mondo dei sogni. Quindi per ovviamente il mio corpo, per come sono fatta io, ho bisogno di meditazioni per il momento un po' più brevi, perché altrimenti mi sforzo troppo per riuscire a rimanere sveglia e concentrata, e poi alla fine ne ricavo ben poco da quella meditazione, se non dello stress aggiuntivo. Adesso è il momento di svelarvi il segreto più grande, ovvero come è possibile che questo libro funzioni davvero. C'è una regola da seguire che è importantissima, ed è quella di essere costanti, di seguire il percorso passo passo, seguendo ognuna delle direttive che ogni capitolo ci dà. Perché lo dico? Perché ci sono delle settimane in cui delle meditazioni devono essere fatte due volte al giorno. Quindi io le facevo magari una volta, se erano brevi, una volta alla mattina prima di andare al lavoro, svegliandomi 10 minuti prima, quindi cambiando di pochissimo le mie abitudini. E la seconda volta nel pomeriggio, oppure se la meditazione era un po' più lunga, ne facevo una in pausa pranzo e una la sera prima di cena magari. Questo per dirvi che se pensate di prendere questo libro, di leggerlo e improvvisamente saper meditare, purtroppo non funziona così, bisogna fare pratica, e più si fa pratica più si impara. Il nostro cervello è un muscolo che, allenandosi, chiaramente impara a fare sempre più cose. Quindi se diciamo che dovete mettere in conto di liberarvi del tempo ogni giorno da dedicare alla meditazione, quindi magari 15 minuti al mattino e 15 il pomeriggio, a volte 20, altre volte le meditazioni sono più brevi, quindi riuscite magari a dovervi ritagliare meno tempo. Però è importante essere costanti, e sono convinta che se lo volete davvero, il tempo lo trovate anche in mezzo a tutti gli impegni che abbiamo. Inoltre, se lo iniziate adesso che siamo in quarantena, quindi di tempo ce n'è di più, probabilmente vi servirà per approcciarvi meglio al libro, e poi quando la nostra vita riprenderà con la sua, insomma, la sua regolarità, riuscirete ancora con maggiore facilità a trovare il tempo da dedicare a questo libro e alla meditazione. Questo non toglie ovviamente che una volta terminato il libro, che vi è servito per allenare la mente, potete poi dedicarvi alla meditazione nella maniera più giusta per voi, anche per un tempo più breve ogni giorno. Il libro serve in realtà per farvi capire quali sono le basi. Adesso quindi vi parlo di come medito io adesso, dopo aver finito le 8 settimane, dopo aver in qualche maniera imparato come si fa a meditare, anche se ovviamente, e questo ci tengo a sottolinearlo, ogni giorno è diverso, quindi ci saranno giorni in cui è più facile meditare e dei giorni in cui è davvero molto difficile, e soprattutto non si smette mai di imparare, quindi sicuramente dopo 8 settimane non sono la persona perfetta nella meditazione, anzi, quindi il fatto di continuare ad esercitarmi ogni giorno mi permette di migliorare e di riuscire a dominare meglio i miei pensieri e il mio corpo sempre più a lungo. Quindi in ogni caso questo libro è stato il primo passo, quello fondamentale, le fondamenta per l'appunto di un percorso di meditazione. Adesso io solitamente medito dopo aver fatto yoga.
Durante la quarantena ho cercato di darmi un po' di regolarità e di costanza anche nella pratica dello yoga, che svolgo tutti i giorni. Per il momento ci sto riuscendo, poi insomma vedremo con gli impegni della vita. E in ogni caso, subito dopo yoga io medito. Tendenzialmente medito con l'applicazione Insight Timer, quella che della quale vi ho parlato prima, e trovo la meditazione che è più adatta per me per quel momento. A volte, se ne trovo una particolarmente bella, la faccio anche per più giorni di seguito. Tendenzialmente medito per 10-15 minuti ogni giorno e mi sono trovata anche un posto per meditare. Anche questo è importante. E il libro vi aiuterà a trovare, sperimentando settimana per settimana, il posto perfetto per voi. Io lo faccio in questa stanza proprio qui accanto, dove stendo il mio tappetino e pratico yoga, poi sempre sul tappeto mi siedo e medito. Per meditare ci si può mettere, diciamo, in diverse posizioni, si può stare seduti su una sedia, a terra, gambe incrociate, sdraiati, quindi insomma il libro vi spiegherà anche questo. Io non medito mai sdraiata perché, come sapete, ve l'ho detto, mi addormento. Di solito quindi medito direttamente sul tappetino, a gambe incrociate, con la schiena ben dritta, in modo che il petto rimanga aperto e non mi incurvi, diciamo, verso il basso. E per farlo serve che, per rimanere il più eretti possibile e allo stesso tempo comodi, serve che il sedere sia un po' rialzato rispetto alle ginocchia incrociate, alle gambe incrociate, e quindi uso questo. Non è un vero e proprio cuscino da meditazione, lo vorrei comprare ma per il momento non ce l'ho, e uso questo che è molto morbido. È un vecchio cuscino che avevo quando ero ragazzina perché avevo la fissa per le rane, quindi ho tantissimi oggetti a forma di rana, tantissimi pupazzi, cuscini eccetera, e che ho portato in questa stanza per il momento, e quindi uso questo che è secondo me molto comodo e mi torna bene insomma per meditare. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, non so se ho risposto a tutte le domande perché sto cercando di non fare un video esageratamente lungo, quindi ancora vi ripeto, se avete qualsiasi dubbio potete scrivermi sotto e io ovviamente vi risponderò con la mia opinione o la mia esperienza. Il libro vi ricordo che è Metodo Mindfulness, 56 giorni alla felicità, super consigliato, fatemi sapere se deciderete di iniziare questo percorso. E noi come sempre ci vediamo presto in un altro video, ciao!